Adesso mi sposto Gianluca perché insomma da quando c'è Ciro all'Amen tutti gradiscono la sua pizza, vero? Grazie, grazie, buonasera a tutti. Sì, da quando diciamo abbiamo iniziato a collaborare insieme, io ho iniziato a lavorare qui, abbiamo deciso di puntare tutto sulla qualità, proponendo quella che è a tutti gli effetti una pizza napoletana, ma che noi, nuova generazione di pizzaioli, ci piace chiamare contemporanea. Si discosta leggermente dalla pizza napoletana, vediamo ad esempio un cornicione un po' più marcato, abbiamo un gioco di consistenze, secondo me al morso un po' più particolare, diciamo. Abbiamo Ce la qua. stai romanzando davvero bene e Grazie secondo mille. me in studio stanno avendo veramente la voglia di apprezzarla. Allora, dai, raccontiamole. Allora, abbiamo due grandi classici che sono, vabbè, la Margherita e la Marinara, non solo a Napoli, ma direi in tutta Italia, sono due grandi classici. E poi abbiamo la nostra punta di diamante che è la Morsetto. Questa è una Marinara. Allora, la prima, la La Marinara. prima era una marinara fatta con pomodoro San Marzano, abbiamo scelto questo pomodoro perché è molto buono secondo me, è un pomodoro tipico del campano, diciamo, origano e olio all'aglio confit. Poi abbiamo mozzarella sempre con pomodoro San Marzano, un po' di pecorino, un po' di grana, basilico fresco, sia in cottura che in uscita, e fior di latte di Agerola. Poi abbiamo la Morsetto, sempre con base San Marzano, un fior di latte di Agerola, quindi base sempre la stessa, un prosciutto crudo, un pomodorino confit, una stracciatella di burrata, diciamo, e una polverina di pomodoro essiccato per dare un po' di croccantezza anche alla pizza. Ciro Russo, il pizzaiolo dell'Amen, fa parte. Io non sapevo, Gianluca, che ci fosse anche una nuova generazione di pizzaioli. L'ho saputo stasera, poi assaggeremo, grazie, le tue pizze. Grazie a Ciro. Gianluca, ti restituisco la linea. Beati voi, eh? Beato Se le voi. mangiano, noi Beati voi, assolutamente. Anche Cometti vorrebbe essere su Allame in questo momento. Un po' di pubblicità, facciamo un restate con salto noi. dopo. No, facciamo un salto dopo. Non lo so. Però il primo piano prima era sui lievitati, no? Sul pane, perché Ciro prepara anche il pane. Volevo solo così, un flash, pane che fai personalmente. Beh, questo è un pane fatto col lievito madre per creare anche qua all'Amen un contesto, un ambiente un po' più conviviale a tavola. Non c'è nulla di meglio dell'avere un bel pane a tavola, diciamo, fatto Vero. abbastanza bene, Da un diciamo. pizzaiolo di nuova generazione come Ciro Russo. Supermercato. Supermercato. E ciao a tutti. E buonanotte, Viva puntatona. la pizza.